Amici talesmondiani, bentornati. Ero qui al faro de Maspalomas. Sto per andare, ragazzi, ad una serata in una discoteca e mi ferma Roberto, questo signore qui che non conoscevo e mi conosceva perché ha visto i video di Poliandri, di Gaggi, i video che abbiamo fatto a Cantù. E allora, Roberto, tu che cosa fai? Che sport ti piace? Ma a me piace il bodybuilding, lo pratico da qualche anno e ti seguivo anche perché seguo anche il braccio di ferro e ho iniziato a Bravo. seguire il tuo canale e stasera ti ho riconosciuto, è incredibile, ho detto lui, Sì, il sì, sì, sì. Benjamin. Hai visto i vari video che facciamo noi sulla web TV dei King? Allora, pure tu Assolutamente. sei un King. Tu sei un King. Ti reputi un King. Sì, dai, un Dai, leoncino, umile dai, dai. Roberto, umile. Ma noi scherziamo, dai. Siamo umili, però noi nel web facciamo Assolutamente. sembrare che noi siamo i Super King. Da oggi incoroniamo Roberto, il nostro fan Super King. Grazie, ne sono onorato. Ha vinto il premio della corona King. No, dai. Ci vediamo domani se vuoi. Venite tu e tua moglie. Domani se la Ok. Un saluto moglie. alla nostra web TV. Niente, Roberto. Ci vediamo, è stato un piacere. Grazie, Buona grazie a te. serata. Ciao. Buona serata. Allora, ragazzi, noi siamo i King. Noi siamo i King. Roberto naturalmente è umile, ha detto no, tipo noi siamo umili. E vabbè, no, non ci fa nulla. Allora, campionato italiano di braccio di ferro. Ho fatto un video e ho detto avvisiamo nella categoria 85 kg, parteciperò, parteciperò ragazzi. Poco fa si vedeva la luna, adesso è sparita, la luna rossa, rossa. Adesso non si vede più, però vabbè ragazzi, mi sono fermato qui per la luna rossa. È sparita, è sparita. Allora, campionato italiano, 85 kg, preparatevi. L'altro giorno ho fatto un video in spiaggia dove ho detto umilmente, sì, ma ragazzi, vi prendo a tutti nella categoria e faccio così, fum, tutti, destro e sinistro, vi spaccherò a tutti. Non parlare poi di Issa Fitness, che lui dice Issa Fitness ti blocco nel tavolo a metà. Issa Fitness, ti blocco io nel tavolo a metà. Di sinistro e di destro. Ti stangherò, ragazzi, mi sto allenando la resistenza. Tutti i giorni 3 ore d'allenamento. Nuoto e braccio di ferro. Poi Gaggi, ragazzi, non ne parliamo. Al Gaggi credo che lo batterò. Credo che lo batterò. Ma Issa Fitness, ragazzi, è più scarso di Gaggi. Perciò, a Gaggi con il false grip che ormai è come l'acciaio, ragazzi, faccio così, pam! False grip ce l'ho, ragazzi, una bomba, una bomba. E ore di tavolo a più non posso, tutto il mese a fare tavolo. Gaggi, ragazzi, lo bloccherò in cangio, lo stangherò e poi lo annienterò pure a Gaggi, non è che ce n'è pure per Gaggi. Tu mi hai dato la motivazione per allenarmi e migliorare il false grip. Ormai, dopo aver migliorato questa zona qui del false grip, con le tenute nella barra, il bicipite lo sfrutto di più. Dato che ho più forza nel bicipite, più di te, ragazzi, ti prendo così in gancio, ti stango e poi. Però più con Gaggi, ragazzi, devo dire che, dato che Gaggi è un atleta, e poi già l'ho provato il braccio di Gaggi, Gaggi la resistenza ce l'ha, nel bicipite pure ce l'ha. Nel false grip, ragazzi, l'ho migliorato, lo bloccherò in gancio e. Pure il side pressure, che Gaggi ce l'ha forte, io l'ho visto, però non è che ce l'ha fortissimo, che mi ha preso e mi ha aperto veloce. Quando ci siamo chiusi in gancio, sto dicendo, in gancio. Quando ci siamo chiusi in gancio, io se mi sarei chiuso in gancio, se fossi chiuso in gancio con Gaggi in gancio, fin dall'inizio, secondo me non l'avrei battuto perché il false grip mi mancava il polso, perciò cedeva il polso e mi battevo ugualmente, però l'avrei fatto stancare qualche round, gliel'avrei vinto. Anche a Cantù stesso, anche nonostante la mano, il polso non ce l'avevo forte, però se mi chiudo in gancio lo stancavo un po'. Come dice, poi lui mi apriva più. Gaggi, adesso io mi chiudo in gancio e dato che false grip l'ho migliorato in maniera esponenziale, ti sarà difficile battermi. Io credo che non mi potrei battere, non mi potrei battere. Issa Fitness lasciamolo stare perché lui dice che blocca me nel centro, ma nonostante pesa 110 kg farà una figura di merda, farà una figura di merda. E poi quelle della categoria 85 kg, vi annienterò, vi annienterò.
Ragazzi, arrivo in Italia incazzato per batterli tutti, nella categoria 85 kg, esordienti, ragazzi, tutti. Poi il giorno dopo, nei senior, naturalmente non so, nei senior no, però nei principianti, ragazzi, è un gioco da ragazzi, li prenderò tutti, farò così, pam, ingancio, intopro, in tutte le maniere, ragazzi, li batterò. Preparatevi con quelle braccia che ve le aprirò tutte. Ok, ragazzi, ci vediamo a Brescia e condividete a raffica tutti i video. Ciao.